Benvenuti in un bel tutorial poraccio. Oggi farò una cosa che farò solamente in tre occasioni durante l'anno, tre occasioni molto specifiche. Una sarà quella del Natale, appunto, come quest'anno, una il Carnevale e una l'Halloween, perché quando ho fatto la Tiny Face Challenge che trovate qua sopra nell'info box mi è venuto in mente che sarebbe carino ogni tanto, proprio in occasione di qualche cosa, portarvi delle specie di tutorial poracci di make-up, perché mi piace molto truccarmi e truccare le altre persone, essendo una persona di spettacolo comunque fa parte del mio lavoro, e di conseguenza, soprattutto per le persone che non hanno moltissima dimestichezza, mi piacerebbe darvi, tra virgolette, delle basi. Ovviamente non sarà sempre così, per esempio per Carnevale e Halloween ho intenzione sempre di fare dei make-up a tema, quindi diciamo mascherandosi. Invece, per quanto riguarda il Natale, ogni anno, in base al vestito che deciderò di mettere per la vigilia e per Natale, che di solito sono due outfit diversi, ma vedremo insomma se saranno diversi quest'anno. In base al vestito che ho, vorrei proporvi un make-up abbinato molto a braccio, nel senso che non seguo tutorial, ho dei prodotti che sono assolutamente di sottomarca, perché una cosa che mi piace è riuscire a fare un bel trucco anche con delle cose molto molto economiche. È vero che non tutti i prodotti vanno bene per la pelle, non tutti i prodotti di sottomarca sono comunque effettivamente buoni per il proprio make-up, però essendo io una persona che non si trucca molto spesso, penso che ci possa stare una volta ogni tanto truccarsi anche con dei prodotti tra virgolette scadenti. E in ogni caso mi rendo conto che tutti voi non è che siete dei make-up artist pieni di soldi che possono permettersi di acquistare trucchi e prodotti di cosmetica estremamente costosi. Quindi diciamo che è un make-up tutorial un po' così, cioè non aspettatevi chissà che cosa, è solamente per darvi un'idea di come potrebbe essere un trucco base, sia da spettacolo di danza, sia per quanto riguarda poi magari delle occasioni speciali, come può essere la cena della vigilia o il pranzo di Natale. Voi che cosa fate di solito? Cena della vigilia o pranzo di Natale? E adesso andiamo a incominciare. Prima cosa la fascetta, perché non vogliamo che i capelli ci si appiccichino addosso. Poi, come ogni mattina, mi metto una passata di acqua di rose, che è sempre molto buona per la pelle. Mi ha suggerito sempre mia nonna di usarla, ma anche mia mamma. Poi uso un siero viso per appunto eliminare un po' di impurità. Lo uso tutte le mattine in questa quantità che vedete e è buonissimo come primer, secondo me. Uso la crema idratante Venus con vitamina C, mi ha consigliato l'unica volta che sono andata a fare la pulizia del viso l'estetista, molto molto buona e idratante, ve la consiglio. Poi uso questo fondotinta assolutamente di sottomarca per fare una base omogenea, quindi togliere tutti i brufoletti, crosticine varie, occhiaie, insomma per uniformare un po' tutta la pelle, e la spalgo con questa spugnetta molto poraccia, ovviamente, perché questo è un tutorial poraccio. Uso il correttore, ma solamente su questo piccolo segnetto che è rimasto un po' calcato. Dopodiché fisso tutto con il borotalco, perché se mi avete visto nell'ultimo tutorial sapete che uso il borotalco, non qualche fissante chimico, ecco. Poi uso della terra per fare un po' di contouring sulle guance tipo fard. Dopodiché uso questa paletta, in particolare quella nera, nera, grigia, bianca, perché comunque il vestito che andrò a utilizzare, come avete visto, è nero, e parto facendo un contorno delle sopracciglia per definirle bene. Metto l'ombretto in questa maniera che vedete, quindi facendo una specie di punta all'esterno per poi sfumare tutto all'interno. Qua ho avuto qualche problema a fare le punte uguali, però insomma la mia manualità è quella che è. E comunque dà un effetto proprio sfumato bene. L'ho fatto anche leggermente sotto l'occhio nella parte più esterna per dare proprio più grandezza all'occhio. Dopodiché unisco dell'ombretto argento scuro per dare un po' di brillantezza, diciamo, alla parte centrale. Come vedete io non so assolutamente sfumare l'ombretto. E per fare un punto luce poi utilizzo l'ombretto bianco per fare l'interno dell'occhio, quindi la parte più centrale della palpebra mobile e la parte sotto che avevo lasciato vuota da quello nero, ecco, quando ho fatto la parte esterna. Poi col dito sfumo bene, bene tra virgolette, dopodiché con il Kajal mi metto la matita nera all'interno. La metto sempre all'interno, all'esterno non mi piace troppissimo. Poi metto l'eyeliner e parto dalla punta della punta
per fare poi la classica linea. Sì, io metto l'eyeliner con l'occhio aperto, ho questo grande talento. Parto proprio dall'interno dell'occhio, poi vado a ingrandire andando verso l'esterno. Un po' di mascara, per mettere il mascara io uso sempre la punta del pennellino anziché tutto il pennellino in sé, perché mi trovo più comoda, vedo che sono più definite le ciglia in questo modo. Uso questo rossetto tipo color carne scuro, abbastanza neutro. Sciolgo i capelli, sciolgo le trecce e i cavalli. E dopodiché metto questi orecchini pendenti molto fashion, molto brillantosi, perché comunque pur sempre Natale, questo orecchino simil dilatatore. Ed ecco qui il mio look per la cena di Natale. Molto fashion style, tutto in nero, smokey eye. E niente, andiamo a comandare. Questo è il risultato del mio make-up tutorial. Diciamo che non è preciso, ma ve l'ho detto, è un tutorial poraccio. Io non sono la signora nessuno per quanto riguarda il make-up, quindi don't worry, be happy. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace, che modifiche avreste apportato. Magari voi siete più esperti di make-up, mi potete dare dei consigli per le prossime volte per gestire un po' meglio tutti i miei prodotti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, e se pensate che questo make up tutorial poraccio possa interessare alle vostre amiche, parenti e conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con un nuovo video per l'avvento di Gio, solo su Giocate Books Writer. Un bacione, ciao ciao!